Ciao ragazzi da moto.it. Oggi fa un freddo cane, però siamo in pista e siamo qua con due bellissimi esemplari di KTM. Abbiamo il 125, che già conoscete, già provata l'anno scorso e già un punto di riferimento per quanto riguarda il mercato dei due tempi. Ma qua di fianco soprattutto, ed è quello di cui voglio parlare oggi, è la sua versione con l'abito da sera, perché su questa abbiamo tutti i componenti del catalogo Power Parts messi assieme su una moto sola. Oggi proviamo questa. Cosa c'è di bello? Beh, innanzitutto esteticamente possiamo vedere già subito l'impianto di scarico, quindi marmitta e silenziatore, che già di suo donano, secondo me, almeno altri 10 cavalli sulla moto, perché comunque sono belli da vedere, che abbinati all'impianto termico, quindi un nuovo cilindro, un nuovo pistone, una nuova testa e la sua candela specifica, gli danno una botta in più dal punto di vista del motore. E poi abbiamo tutta la componente estetica, perché essere il più bello in pista a volte può anche essere più interessante che essere più veloci, no? Quindi abbiamo una livrea blu, abbiamo tutti questi piccoli gioiellini che sono i tappi, tutte le anodizzazioni arancioni che comunque sono bellissime da vedere, e poi abbiamo una chicca che per la prima volta vedo anch'io, ovvero abbiamo questo strumento sotto al manubrio che è come se fosse un altro ammortizzatore. In questo caso io posso andare a gestire sempre con l'aria anche questo componente qua, e posso gestire l'ammortizzazione del manubrio, oltre che poi a tutto il mio classico comparto di sospensione e quant'altro. Non mi dilungo oltre perché vorrei veramente andare in pista e vedere un po' com'è. Uno, per scaldarmi, e due, per godere di tutti questi elementi che tutti assieme fanno sostanzialmente un'altra moto, perché comunque tutti questi componenti sono quasi 7.000 euro di pezzi messi su una moto praticamente di ugual valore, quindi da leccarsi i baffi, insomma. Ci vediamo tra poco. Porca miseria, no, aspetta! Porca miseria! Oh, Diego, prendo questo, eh! Che quel pagliaccio che mi ha preso la moto! Madonna! Sei? Mi hai rubato la moto. Ah, ciao Gianluca, com'è? Tutto bene. Bene. Ragazzi, siamo qua con Gianluca Facchetti, nonché campione del mondo classe 125. Quindi se non ci dice lui com'è la moto, a parte che me l'hai rubata prima, ma non è che adesso me la dai che faccio un giro io? Va bene. Me l'hai rodata bene? Sì. Dai. Andiamo. Andiamo. Oh, è già partito avanti, porca miseria! Maledetto che mi hai rubato la moto. Adesso mi racconti come va. No, la moto è veramente bellissima, come vedete tutti questi pezzettini molto tattici sono bellissimi. Poi il motore
Io mi sono accorto molto comunque quando entri in curva che hai quel pezzettino di coppia in più sotto, sì, e poi sì, soprattutto in alto è più corposa. Sì, sì, guarda, anch'io ho girato e mi sono trovato molto bene con questo motore, è molto pronta sotto, sopra va. E poi è presente là dietro dove c'è quel canale molto stretto, comunque sì, butti dentro molto seconda e ti tira subito fuori. Sì, la moto veramente è perfetta. E anche questo coso qua, che non so bene come chiamarlo, ma comunque questo ammortizzatore sotto al manubrio, l'ho trovato molto interessante perché girando un poco chiaramente le braccia si induriscono subito e questa cosa qua mi fa fare qualche girettino in più. Tu hai trovato beneficio? Sì, anch'io oggi l'ho provato per la prima volta e diciamo quando la pista inizia a bucarsi un po' di più ti aiuta più con le braccia, non c'è più l'indurimento dell'avambracci, cioè ti aiuta molto. Magari non ne hai molto bisogno te, no, però diciamo però che... ovviamente appena sono entrato mi sono accorto subito che c'era qualcosa di diverso e veramente mi è piaciuto molto e molto soft, mi piace. Sì, 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 sicuramente oggi secondo me all'interno di questa pista è la moto più divertente per andare a girare senza avere problemi, senza avere sbattimenti, la velocità, la leggerezza, sì, la sì, maneggevolezza. Infatti sono veramente credo che se un appassionato dovrebbe comprare una moto un bel 125 così, che alla fine ha tanto motore e va, cioè credo che un motore si diverte, non si stanca tantissimo perché alla fine la moto è leggerissima. E poi voglio dire, chi meglio di te può dirla questa cosa qua? No, no? Cioè, no, comunque anch'io oggi diciamo ho girato tantissimo, sono fresco, di solito anch'io sono stanco, però mi sono divertito. Adesso quali sono i tuoi prossimi impegni? Tra un mese inizio il campionato europeo e... Con però moto più grande, 2,5. Sì, io corro col 2,5. Però oggi ti ho visto bello goduto sul 125, un po' come tornare indietro nel tempo. Sì, come l'anno scorso, non pensavo di divertirmi così tanto perché diciamo... Passare al 2,5 è un cambiamento molto grosso, certo. Cioè quando sono andato oggi ho provato subito il 125, mi sono trovato veramente benissimo, mi sono divertito un sacco e... Allora, un grosso in bocca al lupo per la stagione europeo che sta per iniziare. Invece per tutti gli amici di moto.it, tutto quello che vedete sulla moto è disponibile sul catalogo Power Parts, quindi prendete quello che vi piace e andate e divertitevi. Ciao a tutti da moto.it.